Buongiorno, eccoci qua. Come promesso, siamo in casa Federazione Motociclistica Italiana e siamo con Simone Folgori qui a parlare di moto e di velocità. Simone, buongiorno. Allora, siamo alle porte, il CIP 2018 inizia questo weekend e io sono stato alla presentazione anche a Verona, quindi so qualcosa, ma vorrei parlare con Simone Folgori delle novità che aspettano i piloti e gli spettatori per il 2018. Quali sono le novità che proponete? Perché tanto ogni anno ci sono novità a raffica. Sì, buongiorno, grazie sempre per l'attenzione che dimostrate per il campionato, un campionato che anno dopo anno cresce e cresce nella sua parte sportiva, nella sua componente sportiva, nella sua componente della comunicazione, che sono i due obiettivi che come federazione abbiamo sempre cercato di portare avanti. Sì. Quest'anno la più grande novità è la stabilità, nel senso che quello che funziona non riteniamo che debba ogni anno essere cambiato, però stiamo già pensando all'anno prossimo, dove invece alla fine di un ciclo di circa 3 anni o 4 anni a seconda della categoria, noi cerchiamo poi dopo di vedere dove sta andando un po' il mondo motociclistico, dove stanno andando le tendenze tecniche e quindi cerchiamo di anticipare. Posso quindi intervenire e certo dire che si parla di Moto2, è possibile? Beh, la Moto2 sì, è un mondo che stiamo esplorando, perché con l'entrata del Triumph nel 2019 si apre un mercato di moto fino al 2018 interessante, che potrebbe essere una categoria da poter inserire nel CIB. Non è così semplice, perché è una novità, in Italia non ha una grandissima tradizione, però è una moto che ha un percorso sportivo molto più definito rispetto magari a una Super Sport 600, che ha un percorso magari a medio termine un po' meno definito. Diciamo. Ma sarebbe con i nuovi motori Triumph o no, sarebbe con i vecchi motori Honda? Sarebbe per allungare, quindi almeno tante moto in giro. Esatto, per allungare di almeno un paio d'anni la vita sportiva di quelle moto, per poi vedere che cosa succede con la Triumph in prospettiva. E quindi un motore, diciamo, di costi anche più bassi che con il motore nuovo Triumph? Assolutamente sì, andiamo a prendere quelle che sono le moto che sono in realtà a fine vita, nel sì, senso che a fine vita del campionato sì, mondiale, sì, ma potrebbe avere una buonissima e ottimo sviluppo nel campionato nazionale. Quindi monomotore sarebbe Honda, stessa cosa. Non ci dobbiamo inventare niente, c'è già qualcosa che funziona molto bene. Certo. Questo porterebbe a, un po' come succede, credo nel CERV, adesso non so se sbaglio, ad avere le due categorie insieme oppure una categoria definita? No, non possiamo avere due categorie insieme, noi non è. La Super Sport 600 ha già 36-37 iscritti, quindi andremo a fare una categoria a parte, però è una di quelle cose che stiamo verificando, certo, perché bisogna capire se c'è un mercato, se ci sono i numeri e se i team sono interessati. Oltre al fatto che poi dobbiamo trovare anche lo spazio sportivo, perché il nostro programma inizia alle 9 del mattino, finisce alle 7 di sera e un'altra classe. C'è spazio? Non lo so. Però lo stiamo valutando e entro l'estate, insomma, qualcosa dovremmo capire. Ecco, e quindi parlavi di stabilità, iscritti ce ne sono anche troppi? Sì, iscritti siamo cresciuti rispetto all'anno scorso, abbiamo una 300 che a 50 iscritti potremmo arrivare anche a, se avessimo avuto tutto spazio, avremmo fatto due griglie tranquillamente. Quindi una Super Sport che l'anno scorso sembrava una categoria un po' in difficoltà, invece è esplosa, quindi è contro ogni previsione. Però la Moto 3, la Moto 3 sono a 25 iscritti, che sono i numeri come l'anno scorso, ma soprattutto c'è un livello tecnico alto. Ci sono aziende che ci hanno confermato la loro fiducia, come Elf, che continua a è per altri due anni dato sponsor del campionato, è entrato Toyota, è entrata Aero, XL Moto, quindi è un campionato che sta confermando un valore che sì, è quello che va relativizzato al fatto che sia un campionato nazionale, perché spesso sì, noi paragoni sono qualcosa sì, di molto più grande sì, di noi, certo, e noi siamo un campionato italiano, per cui per quello dobbiamo concentrarci su quello che siamo e a cercare di fare questo nel migliore dei modi. Poi dopo i paragoni
vanno studiati bene. Si è parlato ultimamente, cerco di trovare un appiglio, su una polemica sulla Supersport 300, sull'iscrizione di una nuova moto che tutti sono così preoccupati. Immagino tu sappia a che cosa mi riferisco, cioè la Ninja 400. Certo. Si dice che abbiate limitato i giri, un po' come si fa nel mondiale Superbike. I risultati, cosa vi aspettate? Perché effettivamente sembrerebbe che questa moto abbia quasi 10 cavalli in più e anche a un regime piuttosto basso, che comunque la Kawasaki l'ha costruita per vincere, è una moto da corsa. Allora, la Supersport 300 è una categoria che abbiamo inventato noi. Sì. E negli ultimi due anni penso che abbiamo fatto 12, 24 gare, penso che ne abbiamo fatte 15 a photo finish, di cui almeno 5 a Mugello, per esempio due volte a Mugello sono arrivate 4 moto a photo finish, 4 case. Mi ricordo. Honda, Kawasaki, KTM e KTM sì. A photo finish. Quindi noi abbiamo un unico obiettivo, l'equilibrio. Sì. La 400 non l'ha vista nessuno, ha girato Aragon 20 giorni fa, sì, ma non... qualche giorno fa pure a Misano. Sì, ma non si sa come gira. A maggiore ha girato ogni team poi la mette in pista, sì, nessuno sa. Sì. C'è stato un confronto fino a... Io ho visto il dato del banco prova però, Sì, me l'abbiamo visti tutti, ma fino a venerdì scorso siamo scritti tante mail con Scott Smart, che è responsabile, sì, tecnico per la federazione internazionale, sì, e abbiamo fatto una scelta di limitarne i giri, sì, e il peso. Ah, ecco. Facendo arrabbiare anche tanto Kawasaki, perché ritiene che l'abbiamo limitata anche troppo. Però, 300, sì, sì. Quindi volete limitare tutti questa no, cosa? No, non vogliamo limitare o punire. Scherzato. Noi dobbiamo equilibrare. Certo. Con un concetto molto chiaro. Sì. Se abbiamo sbagliato, nel senso che la moto va troppo piano o va troppo forte, la liberate o la... Dopo la prima gara la rimettiamo subito a posto, sì, perché dobbiamo continuare a avere un equilibrio sportivo, che è il segreto della cosa. Quindi gli aggiungete anche Zavorra? Allora, noi alla bisogna abbiamo fatto una decisione più conservativa, sì, perché riteniamo poi sia più facile aprire piuttosto, sì, che dare e poi togliere. Sì, certo. Quindi partiamo così, la moto abbiamo visto che dai test alla gara tutto quello che si dice poi va verificato, sì, perché è la gara che ti dà il, sì, venerdì, certo, vero. Il venerdì mattina a Misano capiremo a che punto è quella motocicletta, certo, e se dobbiamo intervenire, ma con la massima trasparenza e umiltà, cioè se abbiamo da 8-500 giri glieli diamo, perché quella motocicletta, se è in difficoltà perché è una motocicletta che ha una rapportatura complicata, sì, non, insomma sono tanti fattori, sì, abbiamo preso una strada con un unico obiettivo, cioè cercare di portare la moto che sembra avere delle prestazioni superiori alle altre, sì, perché comunque anche la KTM è tanto da meno da quello che so. Con la KTM c'è un percorso di almeno 3 anni, esatto, con loro, esatto, che abbiamo portati dentro, li abbiamo fatto fare wildcard, abbiamo, sì, fatto fare gare, adesso è una moto che fa il mondiale, sì, però ha lavorato 2 anni con noi in massima collaborazione. E tutti i dati che abbiamo noi, che facciamo noi, li mandiamo in federazione internazionale, sì, sì, per poi fare i regolamenti. Quello che manca ancora ad oggi è una perfetta unione tra il nostro regolamento e il regolamento internazionale. Sì. Ci arriveremo. Ma sulla 300, se avete parlato con Scott Smart, dovreste avere più o meno la stessa linea guida? Più o meno sì, ci stiamo arrivando. Ok. Allora, abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti, ma ce n'è uno che mi è molto a cuore, anche perché io ho scritto di questo argomento e giustamente, poi ci siamo parlati, perché siamo anche amici fuori da questo gioco televisivo, ma abbiamo parlato e mi hai spiegato ed è giusto anche approfondire l'argomento. VR46 è una grandissima azienda, Valentino Rossi è l'icona del motociclismo a livello mondiale, è un talent scout di giovani, io ho scritto che adesso grazie anche a lui ci sono moltissimi giovani che corrono nel mondiale Moto3, Moto2 e MotoGP. Ho commesso un errore molto probabile e vorrei approfondirlo, nel senso, Valentino Rossi, correggimi se sbaglio,
è un ottimo talent scout perché capisce quali sono i piloti che vanno forti o hanno delle potenzialità, ma in questi anni questi piloti sono stati formati dalla federazione. Sì, io ti ho detto, ti ho scritto, detto, sì, ti voglio spiegare bene cosa facciamo. Sì, esatto. Allora, quando noi nel 2008 abbiamo ripreso in mano l'organizzazione della velocità nazionale, sì, avevamo due piloti in 125, sì, due o tre. Sì, erano tutti spagnoli gli altri. Non erano tutti spagnoli, c'era, allora, lo sport è fatto di cicli. Sì. Ok, lo sport c'è, guardiamo la 500, è stato un momento americano, adesso è un momento australiano, poi c'è stato, adesso c'è un momento spagnolo, e poi gli italiani però ci sono sempre stati. È vero. Ok, noi ci siamo sempre stati. Poi c'è stato un momento in cui noi abbiamo avuto il top, perché eravamo Rossi, Biaggi, Gavirossi, sì, però sotto stavamo dormendo, avevamo tanto sopra, ma sotto poco, mentre gli altri che non avevano il top lavoravano al bottom, cioè lavoravano sulla base, formando un campionato con un appoggio di sistema di Dorna, di Repsol, sì, che ha portato una filiera sportiva che poi negli anni ti ha portato la 125, la 250, la GP, tanti piloti. Noi siamo entrati nel 2008 dicendo ok, dobbiamo rifare la base, sì, dobbiamo rifare e dare una organizzazione al sistema in modo che chi ha voglia e talento trovi gli strumenti per crescere. Sì. Ok. E questo abbiamo fatto, tant'è che ora tra Moto 3 sono credo 12 piloti italiani, sì, e altrettanti in Moto 2, sono tutti passati dal campionato italiano. Montitelli, che è arrivato in Moto GP, che è un pilota di VR46, coraggimi se sbaglio, faceva la Stock 600 mi sembra, era Nonocco e Morbidelli che corrono nel Team Italia. Campione europeo col Team Italia. Esattamente. Allora, la federazione cosa fa? La federazione ti deve portare, supportare fino a un certo punto, sì, poi dopo state lì consegnati a Tesini, a Simoncelli, a Biaggi, che poi dopo nel tempo sono aumentati, a Ongetta, ce ne sono tanti, ma allo stesso modo con Puccetti, a Barni. Allora noi dobbiamo creare una filiera sportiva meritocratica, cercando di prendere i ragazzi che riteniamo abbiano talento, sì, talento, e per creare un metodo di lavoro, quindi va a preparazione atletica, fisica, alimentazione, allenamento, supporto psicologico, che va prima della gara e durante la gara. Questo è un concetto importante e diciamo, telecamere spente ne abbiamo parlato e mi piacerebbe approfondirlo. Voi attualmente da qualche anno state facendo questo, sì, quindi durante le gare del CIV i piloti hanno la possibilità in alcune classi di avere un supporto, di correggere i propri errori nelle traiettorie, nell'affrontare la gara, nell'affrontare anche il trasferimento ai tecnici delle proprie sensazioni. Assolutamente sì. Noi quando abbiamo iniziato questo lavoro ci siamo accorti che i ragazzi non avevano un metodo, non avevano idea, avevano tanto talento ma non sapevano poi spiegare cosa volevano in pista, quindi abbiamo dovuto creare nella loro attitudine ad essere piloti l'idea che questa cosa va costruita nel tempo. Mi ricordo i tempi, gli regalavano un quaderno e una penna, sì, perché loro dovevano tornare nel box e scrivere le loro sensazioni, che cosa avevano provato, e poi tornare dopo due mesi sullo stesso circuito e ripartire da quello che avevano fatto, sì, perché nei team spesso non trovano la stessa attenzione, sì, allora noi dobbiamo creare questa loro idea di essere piloti, non solo sportivamente, di dargli del gas, ma come darlo, dove darlo, in che momento darlo, perché poi se vuoi crescere e arrivi a fare il CEV o il moto mondiale, queste cose danno per scontate, certo, non ti aspettano, certo, più, certo, non ti aspetta, giusto, più nessuno, giusto, quindi o sei pronto, è il motivo per cui poi alla fine c'è un altro. Ci sono stati dei piloti talentuosi anche nel passato che però non hanno fatto quello step e sono andati avanti gli altri. Io di campioni stupidi non mai conosciuti, cioè c'è tutte persone che hanno un metodo, che hanno capito che la cosa, perché poi vincono solo, certo, però tanti ci provano, ma quelli che arrivano a provarci è perché hanno costruito nel tempo, col sacrificio, col metodo, la possibilità di essere lì a giocarsela. E i team che investono tanto e che ora hanno tanta scelta, perché poi più va in alto, più il livello internazionale cresce, più arrivano magari piloti con portafoglio da nuovi mercati eccetera,
Allora, se ti devi giocare la tua chance, te la devi giocare quando e devi essere pronto, sì. Se non ti aspetta più nessuno. Sì. Sì. Domanda, non esiste più un team Italia, però esiste una sorta di dote che voi date ai piloti meritevoli. Come funziona? Come li aiutate? Il progetto si chiama Talenti Azzurri. È un progetto che abbraccia tutte le discipline della federazione motociclistica, quindi dal trial, motocross, enduro, quad e velocità, e se mi ricordo qualcosa, 90 piloti. Sì. Di questi 90, 28 sono di velocità. Sì. E sono, arrivano in una lista annuale attraverso un lavoro di monitoraggio del settore tecnico federale. Quindi il settore tecnico durante tutto l'anno fa un monitoraggio tecnico di risultato dei ragazzi, poi dispone una lista di merito e dice quali sono i ragazzi da inserire nel progetto. Vanno a scuola? Sono esattamente, sì, come se fossero seguiti. Ci sono delle pagelle? Delle pagelle. Pagelle che non sono solamente tecniche, sì. Sono pagelle comportamentali, ci sono ragazzi che quest'anno sono fuori dal progetto Talenti Azzurri perché non avevano un comportamento adatto. Ottimo. Cioè, non... Corretto. Lo trovo correttissimo. Con un sacrificio, perché magari sono ragazzi che vinceranno, sì. E tu ti ritrovi che magari il tuo talento azzurro è terzo e vince uno che è fuori dal talento, quindi dici, ma come, non l'hai scelto? Non l'ho scelto perché l'anno scorso non si è comportato bene. Poi sbaglieremo, non lo so, però questa era l'idea. E che hanno della dote e che cosa? Hanno una borsa di studio economica, sì. Che va a seconda della categoria, dalla Mini GP, Premoto 3, Moto 3, la 300 e poi fino al CEV, quindi ci sono i piloti supportati che fanno il CEV e la Super Sport 300 del Mondiale 300. Quest'anno avete dei piloti supportati al CEV? Sì, c'è Zannoni. Ecco, quindi... Zannoni, un progetto con TM e è supportato direttamente da noi. Poi supporteremo le wildcard della Moto 3 a Mugello, perché con la federazione porteremo due piloti, sì. E i piloti che arrivano al campionato italiano, anche qui tante richieste di wildcard, chi è avanti in classifica farà wildcard. Giusto. La stessa cosa che abbiamo fatto adesso a Imola, quando c'era il Mondiale Superbike, abbiamo avuto tantissime richieste di wildcard, chi è avanti in classifica farà wildcard. Giustissimo, giustissimo. Perché così... è lo sport, cioè il nostro è uno sport con una scarsissima meritocrazia. Sì. Ok, cioè in qualsiasi sport tu parti e fai il provinciale, poi vinci e fai il regionale, poi vinci e fai l'italiano, poi vinci e fai... Non è che tu arrivi e fai la finale di Wimbledon, ne hai fatta di stare per arrivare a Wimbledon. Giusto. Ok, o devi partire molto giovane. O giochi a Wimbledon. Sì. Okay. Da noi invece c'è questa cultura che pago e vado a Mugello. No, allora compatibilmente, perché noi siamo uno sport particolare, compatibilmente dove noi possiamo intervenire, una meritocrazia sportiva va inserita gradualmente, perché è il mondo in cui l'economia pesa tanto, cioè non è che io faccio adesso il puro e dico non è vero, no, i soldi contano, certo. Però se devo scegliere per esempio come federazione a chi darli, li do a chi ha meritato, certo, qualcosa in più, certo. Questo, certo, è il concetto, certo, generale, certo. E questo è il talento azzurro, dal trial alla velocità, grazie al supporto del CONI, perché ci sono dei fondi del CONI apposta, che però il CONI poi vuole una certificazione, certo, a chi le dati, perché, con che programma, e sì, quindi poi tecnici, alimentazione, preparazione, sì, atletica, centro, sì, tecnico permanente a Misano, collaborazioni con VR46, con Gresini, Biaggi, cioè, Biaggi ha fatto il primo anno da noi, cioè il percorso che ha fatto Biaggi è quello che vorremmo fare con i piloti e con i, cioè cresci da noi e poi vai all'internazionale, dove abbiamo creato tanto. Adesso però per esempio al Moto3 ci manca la vittoria, perché abbiamo, certo, una marea di piazzamenti e adesso, certo, speriamo che quest'anno, certo, certo, possiamo puntare al titolo. Ultima domanda, Simone. La MotoGP ha lanciato la Moto E. Uh-huh. L'elettrico oramai è un mondo che stiamo un po' tutti conoscendo sotto forma di ibrido, sotto forma di elettrico. Certo. La federazione ci sta guardando o è prematuro forse portare in pista anche voi una moto elettrica?
Ci stiamo guardando, assolutamente. Toyota è un partner ibrido, sì, certo. Quindi quando un ibrido entra nel campionato italiano a velocità c'è qualcosa che nel mondo sta cambiando, no? È chiaro. Quindi la Moto E al momento è una categoria in definizione. Sì. Noi quello che stiamo aspettando è il progetto industriale. Certo. Perché ad oggi sono venuti da noi. Perché Energica mi sembra che un po' di anni fa con la 125 correva, sì, c'erano, cioè, sì, sono progetti. È un progetto che conosco bene, è un'azienda seria, e sono molto contento con un progetto italiano. Perché ce l'hanno fatta, certo. Alla fine noi parliamo tanto che la donna, però senza gli italiani la donna non sarebbe niente. Allora, il problema è che noi siamo sempre a pensare che gli altri sono più fighi, però tu metti nello stesso tavolo Ducati, Meglio di Marelli, Pirelli, Cuore 46, okay, il Mugello, mandano avanti il modo mondiale, il Tetecom, mandano avanti il modo mondiale, sì, e però è spagnolo, sì, va bene. Alla prossima, noi ringraziamo Simone Folgori, saremo sicuramente presenti a qualche tappa del CIM, ci ha invitato, quindi lo faremo sicuramente. Con piacere. E quindi alla prossima, grazie molte. Grazie, grazie Simone. Grazie, arrivederci.